mondiali, mi presi l'esperienza e mi feci la foto con la macchinetta. Il primo selfie. Però noi quanti selfie abbiamo fatto davanti al computer? Chi ha inventato il selfie? Le interviste economiche da 2000 lire? Tu è il selfie polemico. Il mio è il selfie polemico, però anche con te. E anche dove tiri fuori, dove tiro fuori dei piloti che si dimenticano di essere davanti al PC, gli tiro fuori le cattiverie. Tu adesso sei buono, hai appena iniziato il mondiale e con Aprilia giornata X. X tipo pareggio. Sì, tipo. Pareggio. Gara 1 è stata una buona gara. Gara 2 difficile, ho fatto un piccolo errore, ma purtroppo essendo tutti vicino, come ho capito che si è arrivato un po' lungo, non ho provato a girare, ma ho cercato un varco per spilare gli avversari, quindi ho dovuto lasciare i freni e sono andato completamente fuori. E, tanto rammarico, sono un po', diciamo, non contento dell'affiatamento che avevo con la moto, secondo me è dovuto a una mancanza di esperienza anche con la squadra. Abbiamo lavorato, non credo, nel migliore dei modi. E è stata una lezione importante e questo mese di pausa, secondo me, ci dà modo di sfruttare i dati e migliorare nel complesso quello che è l'insieme mio, moto e squadra. Cavolo, io non lo volevo dire perché mi avevi dato una confidenza prima, però con te non c'è gusto. Il Melandri non cambia mai, cioè se c'è un sassolino anche piccolo se lo deve togliere. No, vabbè, bisogna lavorare su un po' sull'organizzazione della squadra, insomma, dai, questo. No, su tutto, sicuramente il mio modo, diciamo, di lavorare è diverso da quello che c'è in aprile. Secondo me io non riesco, diciamo, a esprimere, a seguire il loro metodo ancora, dobbiamo migliorare, questo è il fatto, che abbiamo fatto due test quest'inverno, ma è sempre piovuto, quindi abbiamo lavorato poco. Non c'era Sylvain, quindi la squadra non era splittata nel modo corretto. L'Australia è stata la prima vera esperienza con la squadra aprile al completo, quindi per me è stato importante, per loro è stato, credo, anche importante capire un po' il mio modo di essere, le mie necessità, il mio modo di lavorare. Adesso sono sicuro che da Aragon andremo con un altro passo in mentalità. Senti, l'hanno notato in molti, casco replica simile a qualcosa di vecchio con Aprilia, un po' hai ripescato un colore portafortuna. Ma no, l'Australia fai... volevo richiamare un po'. Sicuramente quello non era il casco definitivo, quello era un casco australiano. Okay, se no okay, sopra okay, c'era okay. Un canguro. Sì, no, l'ho visto, sì. Però i colori assomigliavano tanto a. Sì, adesso stiamo lavorando sul casco, diciamo, definitivo della stagione. Un po' un sondaggio che feci su Twitter, tutti mi riproponevano. Mi richiedevano di riproporre il casco 2002. A me piaceva, comunque era molto caratteristico, anche se poi dopo le tempistiche, i tempi sono cambiati, ho fatto caschi molto diversi nell'anno, però l'idea di avere un casco che ti rappresenti, secondo me, è bello, mi sarebbe piaciuto portarlo dietro la mia carriera e adesso comunque riproporrò qualcosa. Adesso che Manu è a casa alla fattoria Melandri, perché cioè, adesso devi fare un casco col coniglio, il riccio, il cane, le tartarughe. E poi abbiamo anche una rondine ogni tanto gira per casa. Abbiamo salvato un pipistrello poco tempo fa. Pipistrello, bene. Fai una roba così, tipo zoo. L'arca di Noè. Vabbè. Il casco di Noè. Ciao Marco, in bocca al lupo 2014. Ciao, credi. Infatti